Monsignor Nunzio Galantino, segretario generale della CEI, ha salutato la popolazione di Cassano Ionio dopo 3 anni dedicati alla diocesi. Tra il vescovo e la sua comunità si era creato un legame fecondo, così come lo ha definito lo stesso Galantino, legame che sicuramente andrà oltre le distanze. Il primo cittadino di Cassano ha fatto sapere che il 1° aprile Monsignor Galantino riceverà la cittadinanza onoraria in municipio, affinché resti sempre concittadino dei cassanesi che tanto lo stimano. La messa con la quale il vescovo ha salutato la diocesi è stata celebrata nella Basilica di Cassano. Durante l'omelia, Monsignor Galantino, dopo aver parlato del suo legame con i fedeli, si è soffermato sulla necessità del perdono come gesto di coraggio e di grande maturità spirituale. Ora si trasferirà a Roma per dedicarsi alla CEI. Al suo posto arriverà presto Don Francesco Savino, di 60 anni, prete dal 1978, attualmente parroco e rettore del Santuario dei Santi Medici Cosma e Damiano di Bari. Sarà ordinato vescovo il 2 maggio a Bitonto e successivamente si insedierà a Cassano. Cassano vuole bene a Don Nunzio. Cassano ha fatto un percorso meraviglioso insieme a Don Nunzio. In questi 3 anni che lui è stato qui sono stati momenti tristi, ma anche tanti momenti belli. Ritengo che quando si stabiliscono delle relazioni, le relazioni durano, non si misurano con la vicinanza fisica. Questa vale, questa serve, però soprattutto vale la profondità, la lealtà e la sincerità con la quale si è stati insieme e si è fatto questo percorso. Ecco, da quello che ho potuto sperimentare non solo stasera, è troppo facile stasera, ma da quello che ho potuto sperimentare anche nei giorni passati, in questo periodo, veramente devo dire che il Signore mi ha fatto un bel dono di incontrare questa comunità.